Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video di Svuota la spesa. Bentornati sul canale, oggi un video Svuota la spesa. Come tutti i sabati sono andata al supermercato a fare la spesa. Io di solito vado a fare la spesa sia all'MD e sia in un altro supermercato, poi vado sempre nella mia macelleria e quindi adesso vi faccio vedere le cose che ho comprato, via con il video Svuota la spesa. Partiamo subito dalle cose che ho comprato all'MD. Ecco qua, ho varie messe. Allora, ho comprato i frollini, questi sono frollini con panna delle Bon. Solo una marca di frollini che vende l'MD, ci sono a diversi gusti. Oggi abbiamo preso questi qua, frollini alla panna. Poi una cosa che volevo farvi vedere, una cosa molto buona che ho scoperto la settimana scorsa quando sono andata a fare la spesa, sono queste alici panate. Le ho prese sempre all'MD e sono le specialità di Beppe. Sono buonissime, le ho cucinate questa settimana e devo dire che sono veramente buone. Sono proprio le alici, quelle lì che compriamo dal pescivendolo, impanate e fritte. Di solito a volte quei bastoncini, quelle cotolette che prendiamo appunto a base di pesce hanno una specie di impasto macinato, invece queste qua sono proprio alici pulite, impanate e fritte, sono veramente molto buone. Poi ho preso questo tortino, questo è un tortino di patate con mozzarella, anche questo qua, questo è senza glutine, gluten free, patate fresche, mozzarella e prosciutto cotto. Questo è simile al gattò di patate che facciamo in casa qui a Napoli, si usa fare spesso il gattò di patate. Questo qua diciamo che è un mini tortino, un mini gattò di patate. Questo si prepara al forno, una decina di minuti ed è pronto. L'ho già comprato altre volte ed è buonissima. Questo è 500 grammi, è una porzione per due persone. Poi ho preso un tubetto di maionese, ho preso la maionese perché ho preso anche i würstel grandi, questi würstel giganti qua, ho preso anche questi würstel qua e quindi preparerò i würstel alla piastra con la maionese, quindi ho preso würstel e maionese. Ho preso anche i würstel piccoli, questi, sempre della stessa marca di questi qua grandi. Ho preso anche i piccoli perché a mio figlio quelli là grandi non piacciono, quindi a lui gli faccio i würstel piccolini, sempre cotti alla piastra. Ho preso 250 grammi di caffè, questo qua è il Carisma. Poi ho preso gli Oreo, eccoli qua, i biscotti Oreo, i famosissimi biscotti Oreo, penso che non ci sia nessuno che non li conosca, e 250 grammi di burro. Il burro cerco di averlo sempre in frigorifero, sia per preparare qualche piatto appunto a base di burro, oppure per fare della semplice pasta al burro, dei semplici spaghetti al burro. Poi altra busta, ho preso merendine. Ho preso sia queste qui all'albicocca, queste sono della marca La Dolce, queste sono merendine all'albicocca, pan di Spagna e albicocca, mentre queste qua sono delle merendine, sono delle merendine che somigliano moltissimo alle Fiesta, diciamo che sono delle Fieste tarocche, sono praticamente uguali alle Fieste, costano solamente molto meno. Queste costano sui 2 euro, le Fieste costano il doppio. Poi ho preso queste barrette di cioccolato, sono 4 barrette, mini barrette di cioccolato bianco. Poi ho preso 2 passate di pomodoro, le passate di pomodoro ne prendo sempre 2, 3, massimo 4, mai di più, perché appunto preferisco andarle a prendere sempre fresche, quindi non ne vale la pena prendere magari la confezione da 12, ma appunto ogni settimana, ogni 15 giorni, quando mi servono, ne prendo massimo 3 o 4. Un con zucchero, perché lo zucchero passa sempre, degli snack, come snack, questi li prendono sempre mio figlio e mio marito, sono degli snack a formaggio, snack mais e formaggio. Sempre per quanto riguarda gli snack, queste qua sono le croccantelle, crocchiarelle, le crocchiarelle al gusto ketchup, sottilette, possono sempre servire, e birra. Mio marito si è preso la birra, ha preso queste lattine qua di birra Hofferbrau, queste lattine qua di birra, stanno circa 35 centesimi l'una, 10 lattine di birra, 3,50 euro. Poi sempre per quanto riguarda la spesa dell'MD, ho preso olio di girasole, oppure olio di semi, per friggere. Io preferisco utilizzare questo qua di girasole, 4 litri di latte intero, quindi 4 litri di latte intero a lunga conservazione, perché appunto, come vi ho detto altre volte, con latte intero a lunga conservazione ci preparo il kefir. Poi ho preso dei succhi di frutta, 2 confezioni di succhi di frutta, uno a pera e uno a pesca, ecco qua, 12 succhi di frutta, e questa era la mia spesa MD. Adesso vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato all'altro supermercato, che se non sbaglio si chiama Selex, mi sembra che si chiami Selex Supermercati. All'altro supermercato ci vado a comprare soprattutto la verdura quando non vado al mercato, quindi vado in macelleria. In questa macelleria, dove c'è la macelleria, c'è anche questo supermercato, e vado a comprare più che altro la verdura quando appunto non vado al mercato. E poi, oltre alla verdura, questo supermercato vende prodotti di marca, quindi ci vado a comprare l'olio d'oliva, ci vado a comprare yogurt, ci vado a comprare la pasta, altre cose appunto di marca, quindi vado a comprare queste. Ora veniamo alle cose che ho preso all'altro supermercato. Mi sto impacchettando nella spesa pure io. Adesso veniamo alle cose che ho preso all'altro supermercato. Ho comprato una busta di 300 grammi di spinaci. Questi sono gli spinaci già puliti, appunto, che ho preso al supermercato. Poi ho comprato l'ABC della merenda per mio figlio. Lui lo compra più che altro perché esce il regalino delle gomme, escono delle gomme da cancellare per scuola, quindi sta collezionando le gomme. Ogni volta che andiamo a fare la spesa vuole essere comprato un ABC. Poi eccoli qua, ho preso i friarielli, i broccoli, quelli che noi qua chiamiamo friarielli. Ho comprato anche la salsiccia, così in questi giorni preparerò salsicce e friarielli. Ho comprato i funghi, questi qua, per farli da contorno, quindi li farò da contorno uno di questi giorni. Ho preso i peperoni, eccoli qua, con la mia solita gentilezza vado ad aprire i peperoni. I peperoni, ormai siamo agli ultimi peperoni della stagione, quindi non è che erano proprio bellissimi, però anche questi li userò come contorno. Ho preso delle carote, questa c'era scritto carote novelle, quindi dovrebbero essere carote fresche. Poi ho preso la zucca già tagliata. Come vi ho detto, ottobre è il mese della zucca, la zucca è la regina del mese di ottobre, e in questi giorni appunto preparerò la zucca. Ancora sempre all'altro supermercato ho preso che per questo supermercato qua come nome ha il supermercato. Ho preso, sempre all'altro supermercato, ho preso un litro d'olio d'oliva della Bertolli, questo è olio extravergine d'oliva, appunto ho preso questa volta questo qua della Bertolli. Poi ho preso il mio solito sacchetto di patate, e queste poi le patate come contorno non mancano quasi mai. Due finocchi, qua finocchi freschi, è periodo questo qua delle verdure come finocchi, broccoli, friarielli, cavolfiori, queste verdure qua. E poi ho preso un chilo e mezzo di pasta, ho preso questo qua della Russo. Ho preso esattamente un chilo di spaghettini, gli spaghettini per farli o con le vongole, quindi spaghetti con le vongole, oppure per farci pasta e fagioli, pasta e ceci, invece di usare la pasta già tagliata, la pasta corta. Mi piacciono molto gli spaghetti, spezzettare gli spaghetti e farci il brodo. Poi ho preso questi qua io li chiamo sedanini, invece qua vicino c'è scritto mezzani tagliati. Questo qui uguale li farò uno di questi giorni con un po' di sugo buono. Questa era tutta la spesa che ho fatto al supermercato, due supermercati dove sono andata, e adesso veniamo alle cose che ho preso in macelleria. Ho preso questi qua che sono i biscotti. Io li chiamo biscotti, cioè qua da noi si chiamano biscotti, che sarebbero poi alla fine sarebbero dei taralli a doppia cottura. Io li ho sempre chiamati biscotti e mi piacciono tantissimo, inzuppati la mattina nel caffè latte, quindi li ho visti. La macelleria fra l'altro si è messa a vendere anche un po' di prodotti appunto da salumeria, anche pane, di prodotti da salumeria, compreso il pane, compreso appunto i prodotti da forno come questi qua. Quindi li ho visti e mi è venuta voglia di fare la colazione come la facevo, come l'ho sempre fatta da bambina, da ragazzina, con i biscotti, con il caffè latte. Poi ho preso costatelle, queste sono le costatelle di maiale, le costolette. Poi ho preso un pochino di scaloppine, cotolette di vitello, queste qui da fare o alla piastra, quindi o grigliate con contorno, oppure magari fare la cotoletta alla milanese, quindi impanarla. Poi ho preso l'immancabile petto di pollo, da fare il petto di pollo o con le patate, o petto di pollo impanato, o petto di pollo alla griglia. Poi ho preso la salsiccia, questa qui è la salsiccia sottile. Per fare i fierielli con la salsiccia, sinceramente io da napoletana sono contro alla salsiccia sottile. Per me la salsiccia è quella là che gli altri chiamano salamella, ma che perlomeno qua nel mio paese chiamiamo quella salsiccia a punta di coltello, che sono appunto quei salsicci più grossi. Per me da fare quei friarielli sono quelli là, però a mio marito quelli là non piacciono, mi piace questa salsiccia qua sottile, e così mi adeguo a preparare questa salsiccia qua sottile appunto con i broccoli, con i friarielli. Poi ho preso la lonza di suino a fette, anche questa qua è molto saporita, a prepararla sia sulla griglia, a prepararla in padella, oppure a prepararla un pochino più elaborata. E poi per finire ho preso salame di Agerola, e questa qui era tutta la spesa che ho fatto, e questa era la mia spesa fatta oggi. Il mio video Svuota la spesa finisce qua. Spero di non avervi annoiato troppo con le mie chiacchiere. Se del video vi è piaciuto lasciatemi qualche pollice in su, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale così non perderete nessun altro dei video Svuota la spesa che farò in futuro. Adesso vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, ciao!